Ha detto esattamente così. All'inizio mi ruleva carina, parole testuali, perché ha detto mi hanno costretto a fare un concerto rock e quindi sai rockissimo, guarda, è tostissima, è brava la ragazza, grande talento. Questa ragazza ha un futuro effettivamente. Avrà un futuro, sì. Abbiamo ascoltato proprio la canzone che canti con lei all'interno dell'album, ma mi dicevi che lei suona anche degli strumenti e parte anche della il solo della chitarra elettrica in questa canzone l'ha fatto lei. Proprio lei. Sì, ma sì. Non è questa Carmen la canzone Hendrix. Che canterete? No, non è questa, non è questa. Ripartiamo dagli anni 80, i favolosi anni 80, dove noi ragazzini abbiamo mosso i primi passi in questo ambiente. Facciamo un brano de novo, perché lei appunto mi presenta come partendo da lì, da quegli anni, e poi L'Alieno, perché L'Alieno, certo, dopo il palco di Sanremo la stiamo portando su tutti i palcoscenici italiani, dei palazzetti, ed è molto carino. Lei farà la parte di Battiato, credo, visto che non c'è Battiato. Questa cosa si fa, sul palco si fa. Poi da live ci possiamo aspettare tante cose, tu dicevi che... farai un paio di pezzi. Io ho già visto delle foto con la tua chitarra irrinunciabile, perché io non ti ho mai acustica. Visto senza chitarra. È la mia coperta di Linus. Ecco, effettivamente sì. E d'altra parte dico, Luca Manonia senza chitarra, io veramente non riesco ad immaginarlo. È vero, è la mia... sì, mi protegge. Io compongo sulla chitarra quasi tutti i brani, a volte anche il piano, ma soprattutto la chitarra. In quest'album la chitarra è molto protagonista. Le acustiche l'ho fatte io, qualche elettrica, poi moltissime elettriche Carmen, si è divisi i bassi con Tony Carbone, insomma abbiamo veramente fatto un po' di tutto fra di noi. A proposito di strumenti musicali, tu fuori onda con molto orgoglio mi parlavi dei tuoi figli, io non posso, no, perché tu mi hai buttato questa cosa così. No, ma io ne parlo da fan, perché genitore rompa sempre le scatole. Loro, vabbè, i Bidi è il grandissimo gruppo, per me mi auguro veramente ogni cosa meravigliosa che gli possa capitare. Hanno un nuovo disco, dovrebbe uscire credo dopo l'estate, che dire, niente. Mi imbarazzo quando parlo di loro. Perché però, è bella questa cosa, però il fatto che poi si continui in casa a parlare. Stanno di facendo quello che io musica. Ho fatto 30 anni fa, per cui li capisco, guarda, al 200%. Perché di solito un genitore dice sempre non fare mai quello che ho fatto io, e invece in questo caso e gli ho trasmesso un po' il DNA, un po' l'ambiente che hanno sempre respirato, insomma. Che poi secondo me, cioè per me che lavoro, vivo di musica e l'ascolto e non ho mai potuto studiare lo strumento, e se avessi potuto avrei studiato il basso per esempio. Bello, perché il basso è il mio strumento, e allora dico, guardo sempre l'ambiente dei musicisti con ammirazione, dico chissà come sarebbe stato vivere in un luogo nel quale c'è la mamma che suona il pianoforte, il papà strimpella la chitarra, che ne so, deve è essere la vita del basso. No, perché veramente là dentro a casa Madonia si suona di tutto, mica solo lui, tutta la famiglia musicale. Allora Luca, questa sera Palasport 10 Reale con Carmen e poi un po' di riposo? Poi continua la promozione, poi mi rimetterò a provare con la mia band, spero di fare tantissimi concerti, che poi sai, lì c'è la verifica, capisci la cosa arriva al pubblico di quello che hai fatto. È quella la soddisfazione più grande, vedere, lo so. Percepire le emozioni che percepisce il pubblico durante un live. Ma poi quello che ho sempre fatto, prima ancora di avere dischi, anche con i De Novo, suono veramente da una vita, e il palcoscenico quando non ce l'hai proprio. Ti manca proprio, dopo un po'. Sei in astinenza. Allora noi aspettiamo il concerto di Luca Madonia, solo di Luca Madonia, per quest'estate. Ok. Sarà un'occasione per incontrarci ancora una volta. Per forza. Voglio vedere, Noi chiudiamo, ti ringraziamo per essere Grazie venuto a qui a Radio Studio Centrale, chiudiamo proprio con l'ultima persona al mondo. Grazie. A voi, ciao. Ok. Fantastico. Direi...